Buonasera, buonasera amici di Rete Oro, bentrovati con Calcio d'Angolo. L'avete già capito, è una puntata speciale questa di questa sera, la penultima della stagione, perché è dedicata per gran parte al successo, al trionfo della Lupa Roma, che si è giudicata con 90 minuti d'anticipo il girone G di Serie D, conquistando la Lega Pro, riportando dopo 3 anni una squadra della capitale nel terzo campionato nazionale. Di questo ovviamente parleremo a lungo e diffusamente nel corso di questa trasmissione. Parleremo anche di Lega Pro, un accenno ai campionati di Frosinone e Aprilia, però insieme ai nostri ospiti ovviamente ci soffermeremo su questa grande stagione della società del presidente Cerrai, che ha centrato questo prestigioso traguardo. Insieme a me, accanto a me, come vedete in questa insolita conduzione, questa insolita postazione, Raffaele Menichini, il nostro direttore. Buonasera, buonasera Raffaele. Buonasera Valeria, buonasera. Faccio anche io i complimenti alla Lupa Roma, soprattutto al presidente Alberto Cerrai, e devo anche ringraziare pubblicamente, naturalmente avevamo previsto una trasmissione diversa perché non pensavamo che matematicamente la Lupa Roma facesse proprio il campionato. Avevamo altri ospiti e naturalmente hanno capito questa festa questa sera e quindi hanno accettato il rinvio alla prossima settimana, soprattutto il presidente della Longa e anche l'allenatore Roberto Rambaudi della Strea, quindi lunedì prossimo saranno con noi. E insieme a me alla mia destra c'è Valerio Caprino. Buonasera, buonasera Valerio, buonasera, esperto del campione di Serie D, che ieri ha seguito dal vivo l'ultima fatica della Lupa, 6-3 al Selargio, su una partita scoppiettante, quasi tennistica, che ha sancito il vantaggio definitivo, più 5 sul Terracina, bloccato sul pari ad Anzio. Sì, è stata una partita che secondo me riassume proprio un'intera stagione della Lupa Roma, che non appena si è concessa una piccola distrazione ha subito trovato così un po' di paura, perché il Salus si era tornato in partita sul 4-3, ma poi questa è una squadra che quando vuole fa calcio e fa gol, e ne ha fatti addirittura 6, per cui una vittoria meritata del campionato, con qualche intoppo di troppo forse all'inizio, ma poi è stata una bella cavalcata, un finale incandescente. La vetta è passata prima al San Cesario, poi al Terracina, se l'è presa la Lupa Roma questo finale di campionato, non l'ha più lasciata fino allo storico traguardo del 27 aprile con la promozione in Lega Pro. E non l'ha mollata, con 7 risultati utili consecutivi nelle ultime 7 giornate, 5 vittorie e 2 pareggi. E per parlare di questo ovviamente andiamo a presentare chi ci terrà compagnia stasera nei nostri studi, a partire dal presidente Alberto Cerrai. Bentornato presidente e complimenti per questa vittoria. Bentornati. Due parole per grazie presentare. Grazie Valerio, grazie a tutti, grazie Raffaele, grazie di cuore. Ovviamente l'emozione c'è, non la nascondo. Vi ringrazio per averci concesso, a me, a tutto il mio gruppo, ai miei ragazzi, di essere qui stasera a festeggiare. Abbiamo raggiunto un bel traguardo. Bene, veramente bello. Complimenti. E accanto al presidente Cerrai, Giorgio Attolico, con cui parleremo anche di questo grande traguardo. Buonasera Giorgio, che ti senti di dire in apertura di trasmissione? Questo successo, questo traguardo arrivato al volo, sì, 90 minuti di anticipo. Una lunga cavalcata, sicuramente grandi emozioni ha fatto vivere questa squadra, la Lupa Roma. Un grande traguardo di una squadra della capitale 3 anni dopo nei professionisti, sicuramente un grandissimo risultato in tutti i sensi. Al suo fianco Davide Masciantonio, buonasera. Buonasera, buonasera. Poi Emanuele Morini, uno dei bomber della squadra. Quanti gol tra l'altro? 15 gol, è il capocannoniere, 13 Tagliarol, 15 Morini. Bravo. Al suo fianco abbiamo il dirigente della squadra, il Sergio Cordaro, il team manager. Buonasera Sergio Cordaro. Alla sua destra Fabrizio Paris, il preparatore atletico. Rimanendo su questa tribuna, affiderei a Scibilia, buonasera Scibilia, di presentare i tuoi compagni di squadra. Facciamo in piedi, ecco, magari in piedi la prima fila, ecco, vi potete un attimino alzare. Riccardo Martorelli, Andrea Forti, Alan Faccini, Tiziano Luciani, Nicolas Chiesa. Poi si abbassano la prima fila, si alzano nella seconda. Poi iniziando da destra abbiamo Alessandro Montesi, Alessandro Celli e la coppia Don Perignone. C'è Nicola Don Perignone. Benissimo, grazie bravo, a Scibilia per le presentazioni. Prego. Dall'altra parte della nostra tribuna il nostro pianista Mario Gallaccio. Buonasera Mario. Buonasera a tutti. Allora, tu l'avevi tanto decantata questa squadra, lodata anche in momenti difficili, no. Alla fine è criticata. Complimenti a tutti, sono entrati nella storia del calcio romano, veramente complimenti. In 3 anni è stata una scalata stupenda fatta da questa squadra e finalmente abbiamo di nuovo la Lega Pro a Roma. Io ho sempre tifato per loro, ma non perché l'ho criticati, bastonati, ma ho sempre creduto in questa squadra e ho creduto nel progetto del presidente e poi questi ragazzi che sono stati stupendi veramente. E al progetto del presidente ha aderito ovviamente il direttore sportivo Stefano Mattiuzzo. Buonasera. Buonasera. Una grande soddisfazione, il doppio salto in 3 anni
e arrivare in Lega Pro con questa società? Siamo felicissimi perché comunque portare una squadra di Roma come la terza squadra è un risultato importantissimo. Ora sarà una bella ritorna sarà in una categoria di sua pertinenza, perché la Lega Pro già l'aveva fatto con allora Genova, ma soprattutto team manager al Messina in Serie A, quindi insomma un personaggio. Si avvicina verso i campionati che le competono, a cui era abituato. Bisogna sempre dimostrarlo, mi fa piacere perché comunque il professionismo è sempre un obiettivo importante per tutti. Al suo fianco abbiamo Giampiero Guarracino, il direttore generale. Buonasera Guarracino. Buonasera a lei. Lei è una figura storica del calcio romano, sì, e non solo. Però io vorrei dire una cosa. Prego. Noi logicamente, al di là del piacere di stare qui e di parlare con due grandi personaggi della distribuzione, noi abbiamo dedicato il nostro campionato a Andrea Servi, che è il nostro capitano. Che abbiamo già visto inquadrare la regia, già inquadrato, e soprattutto a Gallaccio. Questo, a Gallaccio. Questa è proprio una dedica da parte nostra. Dopo i complimenti di Gallaccio, ma Gallaccio. Quindi, grazie mille, siete stupendi ragazzi. Bravo direttore generale Guarracino. Tra l'altro una battuta proprio su Guarracino: è stato uno dei primi acquisti del presidente quest'estate, campeggiava sui giornali, insomma, il Messi del calcio. No. E qui c'è una grande, io un grande equivoco, perché io per tanti anni ho fatto il giardiniere. Il giardiniere? Sì, e specializzazione nel roseti, pioppi e soprattutto gerani. Quindi? Questo è il primo campionato per me. È il primo campionato, hai capito? Allora, quindi è stata una sorpresa, una scoperta vincente da parte, certo, di Cerrai. E bene, a fianco di Guarracino abbiamo Ottavio Onori, fisioterapista, l'esperto dei muscoli di questi ragazzi. Sì, no? Massaggiatore, non fisioterapista. Ah, massaggiatore. No, vabbè, sono due cose. Sì, non voglio. Massaggiatore, non è voglio. Un po'. Massaggiatore ci riporta alla mente le vecchie figure di massaggiatori, sì, sì, no? Massaggiatori. E l'anima, l'anima dello spogliatoio. Come sono arrivati questi ragazzi al fine della stagione? Con bene, tutti in forma. Bene. Anche merito del preparatore che l'ha portato in condizioni buone. Annunciamo che fra poco arriverà anche l'allenatore Alessandro Cucciari, ovviamente che è leggermente in ritardo, ma arriverà tra pochissimo. Completiamo le presentazioni, una conoscenza degli amanti del calcio, Diamutene, giocatore che ha calcato delle platee importanti, anche professionistiche, ovviamente. Ti ricordiamo, ovviamente, gli amici che tifano Roma, ti ricordano in campo quella famosa partita dei quarti finali di Champions League con l'Arsenal, però non è solo quello di Amutene, no? Sì, quello sì. Innanzitutto buonasera a tutti, veramente sono molto felice e molto veramente emozionato, perché comunque vincere in Serie D veramente è una cosa veramente da incorniciare, quindi sono felice insieme a tutti i miei ragazzi. I ragazzi della squadra, dello staff, i dirigenti, i tifosi che ci hanno veramente aiutato. E quindi sono felice veramente, non ho parole perché mi dice questo. Per te, bello. Complimenti, perché sì, ti sei calato in questa realtà che non conoscevi. Al suo fianco Lecceso, un altro dei realizzatori di questa squadra, anche tu non sei italiano di nascita, però ti sei calato nella realtà romana. Italo-argentino. Sì, buonasera a tutti, sono molto contento per questo campionato. Sono 3 anni che siamo insieme, quindi abbiamo vinto 2 promozioni, quindi contentissimo per questo. Bene, poi a fianco di Lecceso abbiamo Cerrai. Buonasera a tutti, buonasera. Un nome, ti porti un cognome importante, esatto, che però sì, comunque però ti ha forse spronato a dare qualcosa in più, chissà. Sì, sicuramente. Sono molto contento insieme ai miei compagni di essere arrivati a questo traguardo, come ha anticipato poi il mio amico compagno Luciano. È il secondo campionato in 3 anni, comunque una bella cavalcata e grossa soddisfazione. Ricordiamo che tra l'altro sì, c'ha la barba, ma è uno dei giovani, più giovani, 93, quindi 93, sì, 21 anni. Esatto, e tra l'altro ancora io, da compiere. Diciamo, no? Ecco, mi ricordo in eccellenza, l'avevo denominato Pjanic, quindi dato che sabato aveva segnato con la Roma, lui non è voluto essere di meno, quindi anche ieri, e poi lo vedremo nelle immagini, ha fatto un gran gol. Come quello di Pjanic? No, ieri un grande assist. No, ieri assist, gol, assist. Assist, sul 1-0 per Rulli. Dopo poco è rifinitore per Perrone. Sì. Bene, vedremo quelle immagini. Poi il capitano Raffaello, buonasera. No, buonasera, non sono il capitano, sinceramente. Beh, io ti ho vissuto 3 volte proprio la fascia al braccio. Sì. Quando non c'era Perrulli, forse. Sì, no, la nostra figura di riferimento come capitano è sicuramente David Masciantonio. Ok.
Però lui che qualche volta delega e quindi ci prendiamo la responsabilità. Bene, uno dei più esperti è Sentinelli, uno dei centrali della difesa. Buonasera. Salve, buonasera a tutti. Anche se è arrivato un po' in ritardo, è arrivato al mercato di dicembre. Stagione in corso. A dicembre, sì. E com'è stato questo campionato vinto con sofferenza, però poi alla fine nettamente in queste ultime giornate, mi sembra? Sì, no? Vincere è sempre bello, sempre difficile. Quando sono arrivato comunque sia il progetto era quello di vincere. Sappiamo che non è mai facile. Una squadra costruita per fare un campionato di vertice, l'ha dimostrato. Penso che nessuno aveva dubbio all'interno della squadra e dello staff. Quindi essere fino in fondo. Abbiamo fatto il nostro dovere. Sentinelli che insieme a Bova ha costituito una delle coppie centrali schierate quest'anno da Cucciari. Infine Marco Neri, uno dei bomber della squadra dopo Morini e Tagliarol. Buonasera Neri. Buonasera. Anche per te una grande soddisfazione. Tu che se non sbaglio l'anno scorso giocavi a Terracina, giusto? Sì, tra l'altro. Marco Neri che in questa stagione è stata anche definita una prima donna. C'è stata un po' questa polemica tra virgolette, insomma la tua risposta adesso, visto che il 27 aprile questa Lupa Roma ha vinto il campionato. No, vabbè, a me è dato fastidio quando sento attaccare la persona invece del giocatore. Tante volte parla gente che deve parlare e mi riferisco qua a partita che c'erano con me e con Danilo che ci hanno definito prime donne, che secondo me non sanno manco il significato della parola. La risposta è stata la vittoria del campionato e tra l'altro due gol ieri nella partita. Sì, no, va bene, ma a me detto, quello che mi è dispiaciuto più di tutto è l'attacco alla persona. Il giocatore si può dire quello che gli pare, però certo. Sentisse di prima donna. Beh, io penso che è un giocatore che ha vinto 4-5 campionati, insomma. Sì, ma tra l'altro è che qui ce ne sono tanti che possono rappresentare il calcio veramente bello da vedersi, dai tocchi geniali. Ma Neri è un po' il, diciamo tra virgolette, i gamboni della situazione. È uno spettacolo solo a vedere già come calciano, diciamo, quindi... Io devo dire che quando ha seguito Neri in quest'ultima partita è sempre stato decisivo, quando è entrato alla panchina o quando ha giocato titolare, perciò ci siamo chiesti anche con Mario la sostituzione nella partita col Cinzia, se non sbaglio è uscito Marco Neri, ci ha un po' sorpreso questo cambio, poi alla fine ha avuto ragione l'allenatore con la vittoria. Valerio, finale. Scusami per passare poi naturalmente ai titoli anche della trasmissione, come giustamente diceva Giampiero Guaracino, qui campeggia la presenza, sappiamo quando ci tiene Cerrai, ma ci tengono tutti i ragazzi di Andrea Servi, a cui è stato dedicato, ciao capitano, promessa mantenuta, questa Alberto, penso che queste maglie che riportano il ricordo al capitano che purtroppo non è con voi, non è con noi a festeggiare questo traguardo storico, ma lui sarebbe stato una pedina molto importante, no? Sì, forse adesso è fin troppo facile dirlo, può sembrare una frase di circostanza, alcuni dei ragazzi che sono qui presenti lo possono testimoniare, Andrea faceva parte del gruppo dello scorso anno. Vi prego di credermi come uomo, non come presidente. È un ragazzo che ha lasciato il segno, è un ragazzo che umanamente ha toccato, penso, chiunque lo abbia conosciuto. Io dal primo giorno, all'epoca fu l'allora direttore sportivo Alessandro Luci che me lo portò. Certo. Noi facemmo una chiacchierata nel giardino della mia abitazione, rimasi colpito da questo ragazzo. Dal ragazzo, io non l'avevo ancora visto calcare i campi. Poi devo dire che in preparazione eravamo in Umbria, si è capito subito che avevamo davanti veramente un grande giocatore, oltre che un grande uomo, e nelle partite, fino a quando Dio ce l'ha lasciato in campo, e alludo alla partita prima di Civitavecchia, quando il giovedì Andrea si ammalò, veramente noi avevamo una persona e un giocatore di altro livello. Quest'anno i ragazzi, insieme a me, tutti noi, ci eravamo fatti una promessa, perché forse non lo sapete o forse lo sapete, Andrea ci venne a trovare in fase di preparazione nell'impianto dell'Eschilo, venne con la moglie Eleonora, con la piccola, e io ricordo di quella giornata intensa, perché fu intensa umanamente parlando, ricordo il momento dell'arrivederci che poi fu un addio invece di Andrea, che ebbe la forza umana di risalire nella sua macchina e mi disse, io ero preoccupato, gli disse Andrea che fai, ma torni guidando, cioè ma non lasci guidare tua moglie? E lui mi disse, io sono il capo famiglia e io porto la famiglia a casa. Fece una cosa grande. Bene. Un applauso per ricordare Andrea Servi, che sicuramente gli ha dato una mano, credo, dall'assù. Noi abbiamo, e poi chiudo, vi chiedo scusa per la commozione, noi abbiamo sofferto tanto dentro lo spogliatoio perché i ragazzi sono testimoni ogni volta che
Entravamo in campo, avevamo un gagliardetto, comunque avevamo un pensiero per Andrea e ci ha accompagnato veramente in tutte e 33 le partite. E quando diciamo eravamo in difficoltà, noi veramente ad Andrea rivolgevamo il pensiero per cercare proprio in lui così un compagno di squadra, non faccio il nome, se lo vorrà lo farà lui, nella famosa partita penultima con il Cinzia, quando era seduto in panchina mi ha raccontato dentro lo spogliatoio a fine partita che mentre lui era in panchina ha visto un raggio di luce e dentro quel raggio di luce eravamo 0-0, ha visto un viso comparire tra il viso di Andrea e lui mi ha detto in quel momento ho pensato, ho avuto la certezza che avremmo vinto la partita. Dopo due minuti Stefano Tagliarolla ha fatto il gol e noi abbiamo vinto a Cinzia Genzano. Noi siamo convinti che Andrea Servi ci ha portato veramente la sua benedizione. Andrea è stato operato il 22 gennaio, è morto il 22 agosto. Sapete ieri la Lupa Roma che partita numero ha vinto? 22. La 22esima vittoria ed è arrivato il successo. Grazie Presidente di questa testimonianza. D'altronde su Andrea Servi continueremo a parlare nel corso della trasmissione, abbiamo preparato anche dei momenti importanti che racchiudono attraverso i filmati tanti momenti magici di questa galoppata della Lupa Roma. A te Valerio. E allora con questa musica che ci accompagnerà per l'intera puntata torniamo in studio, Calcio d'Angolo, la parentesi dedicata alla Lega Pro che sta per esprimere delle sentenze definitive, mancano 90 minuti al termine, partiamo dai risultati. Scusami, no, però abbiamo, facciamo una pausa. Ah, chiedo scusa, ci è raggiunto in studio Alessandro Cucciari, allenatore della Lupa Roma, uno degli artefici di questa cavalcata. Allora Cucciari torna a trovarci dopo qualche settimana, adesso è più sollevato rispetto alla scorsa puntata. Buonasera innanzitutto, sì, beh, ma io sono sempre stato sereno, tranquillo, è chiaro che poi quando vinci è sempre tutto più bello, però non ho mai avuto dubbi sulla capacità di questa squadra. Pensava di vincere il campionato con 90 minuti di anticipo addirittura per come si erano messe le cose? Sinceramente no, però anche questo fa parte del gioco del calcio, così come abbiamo perso noi i punti importanti contro squadre mediocri, le hanno perse anche le altre squadre. Valerio? Mister, ma due anni che alleni, se non sbaglio, sì. Due campionati vinti, qual è il segreto allora? Dopo Terracina, adesso anche la Lupa Roma, c'è un segreto particolare, non è da tutti insomma. No, non c'è nessun segreto se non quello della passione, della serenità e soprattutto di trovare gruppi di bravi ragazzi che comunque mettono la loro professionalità a disposizione del gruppo. Ad Alberto Cerrai, ecco, diciamo che dopo questo traguardo storico di aver centrato la Lega Pro, in tre anni, vogliamo ricordarlo, dal primo in eccellenza, Frascati tra l'altro, Serie D e adesso Lega Pro. Sì, sono stati tre anni, lo dicevamo anche in una maglietta celebrativa di ieri, promessa mantenuta, perché era un po' una sorta di gioco interno che ci siamo fatti per darci un obiettivo, no? E l'obiettivo nostro era quello in tre anni di... partendo dall'eccellenza di arrivare in Lega Pro. Devo essere sincero, noi si pensava alla Lega Pro C2, ecco, cioè infatti, non pensavamo alla C1. Questo, poi, esatto, sì, questo non è che l'abbiamo vinto noi. Solo diciamo. 60 squadre, Alberto, quindi sì, sarà un segno del destino, una serie B2 se vogliamo. Sì, io in questo periodo ho letto così, mi sono un po' documentato e devo dire che è un mondo completamente diverso, cioè a livello di normativa, cioè veramente si entra in una dimensione che va tutta ristudiata. Sì. Però noi diciamo in questo momento con il cuore pieno di amore e di gioia partimmo dall'eccellenza, ve la ricordate tutti, fu una cavalcata incredibile, un campionato spaccato in due, nelle prime 10 giornate esonerammo il primo allenatore Patalano e ci allontanammo terribilmente dalla vetta, poi con allora DS Luci ridisegnammo la squadra in quel di Natale prendendo dei giocatori fra cui anche Marco Neri, i De Vizi, i Cangini, i Guardabascio, i Polverino, facemmo uno squadrone tant'è che in 18 partite facemmo 15 vittorie e 3 pareggi e passammo da meno 11 ai playoff che furono una cosa bellissima e andammo diciamo così in Serie D attraverso. Io sto sorridendo perché sei un computer, ti ricordi anche in no, questi momenti? Io se vuoi ti posso raccontare, se vuoi ti posso raccontare gli odori, il vento che tirava, ma lo dico veramente perché sto scrivendo un libro
che consegnerò a questi splendidi atleti nelle prossime settimane, ed è un libro che partirà proprio da quel giorno 26 luglio, quando io entrai nella Lupa Frascati, e sarà un libro che racconta 3 anni del nostro percorso sportivo, della nostra storia, passione anche di Andrea, fino ad arrivare, diciamo, alla partita che faremo. Scusa Alberto, un nuovo vincente prossima. Però l'anno prossimo ti assesterai in Lega Pro, non è che già punterai comunque a vincere, tu che vuoi sempre vincere, insomma. Non è una dimensione che mi appartiene, sarei bugiardo e ipocrita. Io sono sincero, io vengo da una famiglia in cui mia mamma mi diceva sempre in maniera molto semplice: fai il passo lungo quanto la gamba. Voi mi avete sentito parlare qua dentro in maniera chiara, dicendo un'affermazione che a qualcuno ha anche dato fastidio. Io non faccio le sfide per competere, ma per vincerle, punto. Sì. Ma vincere, la gente deve imparare, che la devi qualificare come parola, perché vittoria sono tante. Tu puoi metterci dietro la parola vittoria qualsiasi significato. In questo contesto eccellenza di, la vittoria per me era proprio numerica, cioè voglio scalare le classifiche, voglio arrivare in Lega Pro, quindi l'ho fatto. Io credo che in maniera molto umile la vittoria il prossimo anno, da un punto di vista numerico, sia il mantenimento di una categoria. Capire gli ingranaggi di questa categoria, riflettere e poi vedere. Oggi dico con umiltà che è un sogno esserci arrivato, è un sogno esserci arrivati in 3 anni, abbastanza violentemente. Oggi i problemi sono infrastrutture, tante altre cose. Bello sarebbe trovarci qui il prossimo anno con una Lupa Roma ancora in Lega Pro. Quello sarebbe un sogno.